appuntamento con le storie del cappellario matto. Oggi leggeremo l'Emporio delle Storie. Buon divertimento! C'era una volta un valoroso cavaliere che un giorno si ritrovò un biglietto davanti alla Grotta del Drago. Sono andato in vacanza, sono andato a rilassarmi un pochino. Torno tra 2 settimane. Davvero? E così la mia storia adesso è bloccata? No, non è bloccata, gli disse una passante che aveva sentito tutto. Seguimi, ti porto io in un posticino che fa al caso tuo. Eccolo lì. E che cos'era? Un negozio assai bizzarro, l'Emporio delle Storie. Lì poteva trovare tutte le storie. Che desiderava. Ho bisogno di un drago, annunciò, il più terribile che avete. Mi dispiace, disse il negoziante. Abbiamo finito i draghi. Ma se cerchi qualcosa di terribile, ho proprio ciò che fa al caso tuo. Eccolo qui. Un furetto. Un furetto. Ma è tenero, non è terribile. E non si è mai sentito di un cavaliere che si batte contro un furetto. Ehi, gli dice il furetto, guarda che posso diventare davvero terribile, vedrai. Il negoziante annuì. Certo che i cavalieri si battono con i furetti, abbiamo solo bisogno della storia giusta. Il negoziante controlla i cassetti, i mobiletti. C'erano davvero tantissime storie che aspettavano di essere raccontate. Per prima cosa vi manderò nello spazio. Ma come nello spazio? I cavalieri nello spazio con le navicelle spaziali? No, 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 no. Cavalieri cavalcano dei valorosi destrieri. Ah, vuoi i cavalli? Gli disse il negoziante. Allora ti manderò lì, nel vecchio West. Ma ad un certo punto il cavallo del cavaliere si imbizzarrisce e lo porta a cadere quasi da un precipizio quando... Ci penso io! Disse il furetto che lo salvò. Ma che forza questo furetto! Disse il cavaliere. L'avevo detto io! Io posso essere davvero terribile! Rispose il furetto. Il negoziante ci pensò un attimo e disse proviamo la storia del mese a metà prezzo. Di sicuro ti piacerà. La prossima storia è ambientata nella giungla. Serpenti, scimmie e un tesoro da cercare. Wow! I cavalieri amano i tesori da trovare. Ma sarà perfetto quando... Arriva un serpente gigante che cerca di avvolgere il cavaliere quando... Ci penso io! Disse il furetto. E anche questa volta il furetto salva il cavaliere. Sul più bello però, un uccellino passando ricopre il cavaliere con la sua... cacca! Il cavaliere rivolgendosi al negoziante... Signor negoziante, per favore, ci procuri almeno un'avventura pulita, con dell'acqua per pulirci da tutta questa... Il negoziante rispose, ci penso io, hai detto con tanta acqua? Vi manderò nel profondo oceano. E lì tutto sembrava tranquillo, fino a quando un mostro marino... Si avvicina e avvolge il furetto! Aiuto! Mi ha preso! Il cavaliere non perde tempo e corre in suo soccorso. Liberato! Urrà per noi! Stavolta è stato il cavaliere a salvare il furetto. Sembra quasi che i due stanno diventando amici. La bestia però torna indietro, traboccante di rabbia! Sbrigatevi! Disse il cavaliere. Deve esserci pure qualcosa per fermarla. Furetto si guardò intorno e notò un tappo. Toglie il tappo e la bestia sparisce. Bravo Furetto, ce l'hai fatta anche questa volta. Wow,
Quante avventure, una più bella dell'altra. D'ora in poi, Furetto, sarai sempre al mio fianco. Queste furono le parole del cavaliere. Pirbacco, davvero? Sussurrò Furetto. All'improvviso, però, si udì una voce. Ehi là! Era il drago, che era rientrato dalle sue vacanze, bello rilassato, pronto a combattere con il cavaliere. Grazie, ma ho chiuso con i draghi. C'è un intero mondo di storie che ci aspetta. Così il cavaliere e Furetto galopparono verso il tramonto, alla ricerca della loro prossima elettrizzante avventura. Ciao bambini! Ciao! A presto!